Salve a tutti quanti e benvenuti in questo video. Diciamo che più un video non sarà uno di quei video allegri che di solito faccio. Allora, innanzitutto vi voglio dire una cosa. Probabilmente, adesso qui probabilmente mi rado, non lo so, adesso poi vedo perché, ma c'è caso che mi dovrò radere perché dovrò fare una piccola parte, diciamo, in un video, diciamo che voglio dare un omaggio al tema del Joker, quindi insomma io con la mia bravura, diciamo, perché per chi mi conosce di persona sa che sono molto bravo a fare interpretazioni e imitazioni, però diciamo che questo video, come avete letto dal titolo, ovvero copyright è giusto oppure no? In questo caso andremo a parlare dell'articolo 13. Vi cito l'articolo 13 in parole molto specifiche. Cioè, in un modo molto ristretto e che possa capirlo anche i bambini che probabilmente guarderanno questo video. Allora, praticamente, innanzitutto, cos'è il copyright? Ok, il copyright praticamente è un sistema di protezione, diciamo, per i contenuti personali e o a scopo di lucro, ovvero a scopo di. Scusate, qui siamo un po', ecco qua, asimmetrici. Ovvero, vi faccio un esempio. Per esempio. Un copyright, ma il copyright per dire può essere messo in tantissime cose, per esempio può essere messo nelle livree degli aerei, in login, in serie TV come Winx Club, Dragon Ball. Ecco, per esempio, parliamo di Dragon Ball, per esempio, no? Dragon Ball ha il copyright che appunto il copyright lo detiene, perché l'ha prodotto, lo detiene la Toei Animation. Quindi tutto il materiale di Dragon Ball la Toei Animation può usarlo liberamente. Invece se io, per esempio, disgraziato, voglio fare un omaggio a Dragon Ball, quindi devo prendere del contenuto di Dragon Ball e caricarlo su YouTube, YouTube mi dice innanzitutto, infatti per questo più volte è stato cancellato un video e io l'ho dovuto scaricare perché sono un grande appassionato, quindi la Toei Animation rompesse poco le balle perché non ha mai fatto un DVD del genere, o comunque sia, se l'ha fatto ne ha fatti due o tre per godersi per esempio tutto lo scontro finale tra Goku e Freezer, quindi che in totale dura tranquillamente 3 ore, quindi per dire. Se non ho messo musica sotto, comunque sì, ho messo NCS, adesso vedo, ovvero No Copyright Sound, che è una playlist proprio che sta su YouTube, perché appunto quelle canzoni lì non hanno copyright, ovvero gli artisti che le hanno caricate, che le hanno caricati questi brani musicali, non hanno dichiarato nessun copyright, ovvero prendete le mie canzoni, fatene quel che cazzo che vi pare, che tanto non vi dico nulla. Ecco. L'articolo 13, cosa fa l'articolo 13? E qui riprendiamo anche il discorso del copyright. L'articolo 13 praticamente vieta o comunque sia regola il contenuto coperto da copyright. Mi spiego. Ciao, sono Pietro De Bellis, in arte diciamo The Deathman, appunto il canale del mio. Ma poi adesso è ricambiato perché è tornato Pietro il Demonio. Pietro il Demonio, vi dico perché quando io mi incazzo divento peggio di Kratos, quindi. Cioè, ce ne vuole tanto, però. Comunque sia. Sono Pietro il Demonio. Voglio utilizzare la canzone Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno per fare un video su P3D. Quindi P3D, per chi non lo sapesse, sta per Prepare 3D, è un simulatore prodotto dalla Lockheed Martin. Quindi per dire, voglio fare un video sul volo mettendo come sottofondo, magari per fare una visuale cinematica, appunto della visione che so del decollo con la vista dall'ala e metto Domenico Modugno che viene fuori un bel contenuto. No, questo qui praticamente l'articolo 13 del Parlamento Europeo a Strasburgo, pezzi di merda, diciamo le cose come stanno, praticamente mi vieta di utilizzare un contenuto che non è mio, in questo caso Domenico Modugno, perché il copyright su YouTube ce l'ha Vevo. Ma il problema non è soltanto Vevo, il problema è proprio tutto YouTube, perché diciamo che YouTube Originals, ovvero appunto i video dove sono completamente originali, tipo questo che state guardando, appunto. Non mi permette a me di utilizzare altri contenuti che si trovano anche su YouTube, per dire. Perché appunto YouTube deve verificare ogni singolo contenuto e poi metterci, che so, la pubblicità. Allora, io per esempio, la pubblicità su YouTube, cosa penso della pubblicità su YouTube? Penso che sia un bene per YouTube. In che senso? Nel senso che io per esempio, per dire, sono ormai 5 anni che non mi guardo la TV.
Però comunque sia, le serie TV che guardavo sin da quando ero piccolo, che so, NCIS, sono arrivato alla 17ª stagione, me la guardo in streaming, non per cattiveria, ma perché la televisione mi ha rotto un po' le palle, perché innanzitutto la programmazione è tutta sballata, quindi per non poniamo a parlare, che so, di guardare, per dirvi, io mi guardavo quando avevo 4 anni, quindi ero proprio mocciosetto, che era, sarà stato alto, no, così sarà stato alto. Mi guardavo Urusei Yatsura, che tra l'altro amo con tutto il cuore e che mi ha che mi ha fatto conoscere mia nonna Grazia. Ciao nonna. Il problema più che altro della TV mi faceva incazzare questa cosa, me ne sono reso conto a 10 anni, quando ho visto più che altro, perché non è solo Mediaset, anche K2 e Frisbee per dire, all'epoca, adesso poi hanno sistemato meglio la programmazione. Avevano le puntate completamente sballate. Allora, va bene che la Mu era un anime che non seguiva, le puntate non seguivano una vera e propria trama. Però, per esempio, il personaggio di Sakura, ovvero questa elegantissima, molto seducente infermiera della scuola di Tomobiki, viene introdotta soltanto in un certo episodio, che se ricordo male era o il quarto o il quinto, ma può darsi che mi sbaglio proprio del tutto. Comunque sia, il discorso non è quello. Non puoi mettere un episodio in cui Sakura c'è, e l'episodio dopo, perché ne facevano due di fila all'epoca, e l'episodio dopo mi fai un episodio dove Sakura ancora non c'è, che so, il terzo o il quarto, per dire. Quindi insomma, questa cosa a 10 anni me ne sono reso conto e ho detto basta, vado a vedere su internet se si trova un altro modo per guardare. E così ho conosciuto tanti film, che purtroppo oggi è chiuso comunque. Tanti film comunque sì, era un sito streaming dove c'erano film, serie TV, insomma, c'era di tutto, insomma. Ma la cosa che diciamo mi fa incazzare dell'articolo 13 è che praticamente distrugge il web in questo modo, perché il web alla fine non lo detiene una persona. Quindi tu, Parlamento europeo, ti ritieni proprietario di internet, quindi di YouTube, Twitch, Spotify, Twitter, Instagram, c'è talmente tanti di quei siti che, Dio buono, ti scoppia il cervello. E io per dire ne seguo anche pochi, quindi per dire, già il fatto che i siti streaming li stanno chiudendo uno dietro l'altro, questa cosa mi fa incazzare. Perché comunque sia, questo è anche grazie a Netflix, che oddio, io ripeto, purtroppo non ho soldi per pagare Netflix, ma se no me lo pago volentieri. Ma di certo, comunque sia, per dire, dovrei aspettare la traduzione italiana per guardarmi che sono gli episodi della 17ª stagione, perché in TV, per esempio, siamo ancora a metà della 16ª. Invece, nel sito streaming, che non ve lo cito perché altrimenti mi fanno una capa così, nel senso che, anzi no, mi fanno un bucio di culo grosso così, comunque, siamo già quasi alla metà della 17ª, quindi praticamente abbiamo un divario di una stagione praticamente. Quindi io, che poi tra l'altro a me piace guardare più i film e le serie TV con le voci degli attori originali, non posso aspettare tutto questo tempo, perché alla fine Netflix mette tutte le serie in italiano. Madonna santa, c'ho le spalle che mi fanno male boia perché non mi muovo molto spesso, stando molto spesso davanti al computer. Comunque sia, non è quello il discorso. Il discorso appunto è che io sono preoccupato di questa cosa, perché sono preoccupato perché, diciamo la verità, ci sono tantissimi YouTubers che utilizzano materiale che non è loro, però lo utilizzano in buona fede, nel senso che non lo fanno solo per scopo di lucro, ma anche per farci divertire, perché lo fanno con passione. Ma poi comunque sia, il materiale che utilizzano, per esempio, un autore, ovvero Favij, che adesso si appoggia a vari sponsor, oddio, non è un male, perché tanto comunque sei rimasto sempre che, ma io mi sono un pochino rotto le palle dopo un po' e non lo seguo più, infatti. Sono sempre ancora iscritto per rispetto, ma la campanellina l'ho disattivata. Diciamo che lui viene appoggiato da questi sponsor e questi sponsor prendono i diritti d'autore di suddetto materiale che lui utilizza nei suoi video. Quindi lui, per esempio, è a posto. Però, oddio, non sempre così, perché in alcuni suoi video, alla fine del video partiva una canzone, questa suddetta canzone non ha il diritto, e quindi lui, avendo sponsor che probabilmente ci farebbero una figura di merda,
YouTube gli ha dovuto mutare la parte finale del video, probabilmente l'ha ricaricata lui modificando la data di caricamento. Vabbè, non è quello il problema, però comunque sia, per dire, ci sono tantissimi artisti, io gli youtuber, mo, non li definisco youtuber, ovvero dei pazzi scatenati che fanno dei video, no, io li definisco artisti. Questo perché li definisco artisti? Perché bisogna avere un carisma, bisogna avere un'organizzazione, specialmente se fai le cose da solo. Per esempio, un esempio noto può essere Yotobi, per esempio, perché lui praticamente diciamo che ha fondato, e ovviamente lo seguivo per le recensioni, ma anche no, perché adesso sto seguendo anche The Late Show con Karim Musa, appunto. Questo Karim Musa, ovvero Yotobi, ha iniziato tutto da solo. Era un appassionato, ha iniziato con delle webcam, niente, poi probabilmente i genitori l'hanno aiutato, probabilmente aveva la paghetta settimanale, non lo so dire perché purtroppo non lo conosco di persona, anche se mi piacerebbe non poco. Diciamo che ha fatto tutto da solo, cioè si è dovuto fare le ossa in un mondo che era completamente sconosciuto all'epoca, ovvero parliamo del 2006. Per dire, io sono entrato nel web, diciamo, nel 2009, ovvero a 12 anni. Ecco, questa cosa qua di YouTube, che appunto era ancora un sito americano, esclusivamente americano, e non era un sito italiano, poi adesso è venuto fuori, che è venuto, c'è stato anche Google Plus, che... Oddio, molti lo criticano, ma non è del tutto corretto, perché comunque sia con Google Plus hai avuto tantissime altre cose. E soprattutto c'è la possibilità, appunto, che ti fa da guadagnare con YouTube. A me ancora non mi hanno chiamato, ma vabbè, chi se ne frega. Tanti saluti. Il video quanto dura? 11 minuti, ok, cerco di stringere. Quindi, insomma, io sono preoccupato perché? Perché se l'articolo 13, perché praticamente se l'articolo 13 chiuderà completamente YouTube, che noi conosciamo, quindi con materiale esterno, eccetera, eccetera. Però fortunatamente ci sta un salvabem, diciamo, ovvero un articolo che salva suddetti video con materiale esclusivo. Prendiamo un esempio, le recensioni di Yotobi. Le recensioni di Yotobi giustamente utilizzano moltissimo materiale delle compagnie che fanno questo, che hanno fatto questi film. Una di queste, che probabilmente mi è entrata nel cuore anche a me ormai, ogni tanto vado a guardarmi anche i loro film, vomitando appena finita la visione, comunque, l'Asylum. Quindi praticamente l'Asylum si prenderebbe, facciamo per esempio, no, che con Mega Shark, no, com'era? Mega Piranha, ecco, con Mega Piranha, che è una delle recensioni più belle, che poi fa lo sketch anche del tumore al cervello, che poi giustamente è sotto lui, non, però insomma a me, diciamo, non mi ha offeso perché sono riuscito a vedere il lato comico e non il lato tragico delle persone che purtroppo hanno il tumore al cervello. Io non ce l'ho, ce l'ho i capelli, non vi preoccupate. Però, come vedete, sono semplicemente spettinato. Aspettate che mi sistemo. Oh mamma mia, sì, devo sistemarmi i capelli. Vabbè, comunque sì, il succo del discorso non è quello. Il succo del discorso è che, appunto, se Yotobi con quel video, perché adesso poi è entrato con Google Plus e quindi riesce a guadagnare, quindi per lui è diventato oltre una passione un lavoro, beato te Yotobi, perché lo farei anch'io volentieri. Diciamo che una metà del guadagno di quel video, che so, ci guadagna 50 euro per dire in un mese con questo video, 25 andrebbero all'asylum. Diciamo che se questa cosa succede per davvero, mi sarei incazzato come una bestia. Fortunatamente c'è un articolo salva meme, diciamo, ovvero che salva tutti questi video già predisposti ad utilizzare materiali di altre persone. Ovvero, che questo articolo dice, recita in questo modo, ovvero tutti i video precedenti all'articolo 13 del Parlamento europeo, quindi di Strasburgo, possono utilizzare suddetto materiale per critica, recensione, parodia e non lucro, quindi no, video non scopo di lucro, senza alcun tipo di problema. Quindi, per esempio, se io per esempio, perché appunto non guadagno ancora, posso utilizzare il materiale, ma appunto devo fare in modo che gli sponsor che appunto detengono i diritti delle canzoni che utilizzo debbano prenderci un guadagno da questi miei video. Io non ho alcun problema perché appunto probabilmente l'unica cosa che fanno è ci aggiungo la pubblicità. Ma se per esempio devo fare un video lungo, che so, 3 ore, che devo fare un video
un volo che dura 3 ore, lo voglio mettere su Peter D, nel frattempo metto un po' di musica, degli omaggi, perché comunque sia, nel frattempo non è che vi faccio guardare solo la crociera, perché altrimenti vi sparate in testa, giustamente. Perché io, infatti, ho fatto moltissimi video di questo genere, però non ho mai avuto il coraggio, proprio per paura di questo articolo 13, non ho mai avuto il coraggio di caricarli su YouTube. Probabilmente adesso, in questi giorni, farò una playlist privata, dove appunto per accedervi dovrete collegarvi al mio canale, non al mio canale, al mio server Discord, che vi metto il link qua dell'invito. Praticamente vi spiego anche Discord in pillole. Praticamente Discord funziona come Skype, diciamo, è un misto tra Skype e WhatsApp, nel senso però che i server sono i gruppi di WhatsApp, però ci sono i ruoli, quindi questo qua rende tutto più organizzato. Poi ci sono i bot che appunto permettono moltissime altre cose, quindi insomma vi invito ad entrare su Discord, perché è una piattaforma che sta ancora nascendo probabilmente, però ha già milioni di utenti in tutto il mondo. Quindi, per dire, io parlo con tedeschi, parlo con francesi, parlo con giapponesi, per dire, anche tutto quanto rigorosamente in inglese, perché appunto riguarda l'aviazione. In questo caso, per esempio, ci sono le cosiddette compagnie virtuali che appunto creano anche il loro server Discord per permettere agli utenti di parlare tra di loro, che non è una cosa brutta. Poi una cosa molto bella di Discord è che possiamo fare gli streaming anche. Per esempio, se voi vi collegate nel mio server, io probabilmente dovrò aggiornarlo a Nitro per appunto permettere di collegare, che so, 40 o 50 utenti, perché altrimenti la connessione va a merda. Posso farvi video in diretta e voi potete farmi le domande tipo: a cosa serve questo, a cosa serve quello, oppure fammi questo, fammi quello, e io vi posso ascoltare in diretta. Però magari per le dirette metterò il push to talk, perché altrimenti io mi esplode il cervello a sentire tutti i vostri commenti. E niente, quindi probabilmente appunto faremo questa cosa, però diciamo che questo articolo 13 mi ha impedito parecchio di caricare video. Infatti, per esempio, io avevo fatto un meme, diciamo, che poi ho messo qua, metto qua sotto su YouTube, perché YouTube non mi ha rotto le palle, fortunatamente. Però appena l'ho caricato su YouTube mi hanno scartavetrato già i coioni, nel senso che mi hanno subito detto: questo video non è visibile nel tuo paese perché detiene il copyright, la tua animation, o comunque sia la compagnia che era. Io, Dio buono, guarda, ho rotto una tazzina che era uguale a questa, l'ho presa e l'ho gettata dalla finestra dalla rabbia. Sono andato a recuperare i pezzi subito dopo. Però insomma, il mio amico, quando mi sono incazzato, perché quando mi incazzo bestemmio peggio di Germano Mosconi, penso che sappiate chi sia, questo mio amico si è incazzato anche lui all'inizio, però quando mi ha sentito imprecare, poi con questo microfono, per dire, perché è molto sensibile, diciamo che si è sganasciato dalle risate poco dopo, perché appunto mi sentivo imprecare, che mio Dio, lasciamo perdere. Comunque sia, quindi diciamo che l'articolo 13 è un articolo maledetto, secondo me, perché comunque sia tu internet non lo puoi toccare. Per dire, persino un sito porno, per dire, ovvero Pornhub, che si chiama proprio così, ha messo una schermata per dire: vieni qui, clicca qui per combattere con noi appunto la legalizzazione di per combattere questa legalizzazione di questa legge infame. Cioè, io sono distrutto, nel senso che probabilmente dovrò addirittura terminare la mia carriera di YouTuber, e questa cosa mi fa veramente veramente cazzare. Poi mi preoccupa ancora di più, perché se noi dobbiamo fare questo cortometraggio a Riccione, perché lo facciamo a Riccione o a Rimini, insomma, comunque sei in quella zona, diciamo che ho molta paura. Infatti questa cosa, questo video l'ho fatto anche per questa persona, che appunto è la regista, quindi appunto questo video lo condividerò il link, ed è per questo che non ho messo musica né niente, perché altrimenti mi facevano due palle così. E quindi niente, questo diciamo è un po' di chiarezza che ho voluto fare, perché la cosa si deve ancora un pochino evolvere, però adesso arriverà, speriamo, perché comunque sì, ho visto i sondaggi della votazione italiana per il partito con più voti, e la maggioranza la vince la Lega. E appunto Salvini è pro internet, quindi per dire, voi non toccate internet non dovete toccarlo, perché appunto tu non puoi. Infatti lui stesso in Parlamento Europeo ha detto: l'articolo 13 è infame perché vieta tantissimi contenuti, e soprattutto avevano censurato, adesso fortunatamente non l'hanno fatto più, appunto stavano censurando la campagna politica su Facebook di Salvini, e appunto lui stesso ha detto: viva internet e viva Facebook.
Quindi per dire, internet non si tocca, ragazzi, non si deve toccare. Io adesso questa parte qui la rivolgo agli europarlamentari e ai parlamentari italiani. Internet non si tocca, perché prima di tutto internet non l'avete creato voi, ma sono stati gli americani. Quindi semmai sono gli americani a dire no, adesso si fa così. Ma appunto sono loro a creare questo fantomatico articolo 13, non voi europei. Voi europei dovete stare zitti e dovete leccare il culo agli americani se volete che funziona questa cosa così. Ma state sicuri che in America una roba del genere non l'accettano manco per il cazzo. Perché comunque sia, non è possibile definire internet di qualcuno. Perché internet è nato sì in America come appunto un collegamento elettronico di server di comunicazione militare. Quindi il primo server internet infatti è stato nell'area 51, alla base di Edwards. Quindi non puoi toccarmi internet, perché internet è di tutto il mondo. Allora tu adesso, Parlamento Europeo, mi vieni a spiegare chi cazzo ti ha dato il diritto di fare questa stronzata. Perché tu al massimo puoi dire no, questi contenuti non vengono qui in Europa. Ok, ma non puoi gestire internet. Puoi dire cosa può entrare, cosa può uscire dall'Europa, ma non puoi gestire internet, perché internet non è di tua competenza, è di competenza degli americani. Vabbè, chiudo qui il discorso perché veramente il video sta durando troppo, però diciamo che questo articolo 13 vieta di utilizzare tutti i contenuti altrui. Quindi per esempio se io voglio fare, voglio mettere, che so, per esempio, uno spezzone di un video di Yotobi, perché una volta l'ho fatto, una volta due l'ho fatto, per dire una volta in un video che non ho mai caricato, l'ho citato per dire te sono ritardato quando fa quella roba là, ecco, l'ho dovuto scrivere perché sapevo già di questo articolo 13. Se no io mettevo direttamente il, mi pare che era con il pausa alle tartarughe ninja, che appunto fa, c'hanno i loro nomi sulle fibbie delle cinture. Te, sono ritardato! Cioè, vi giuro, mi ha fatto sbellicare. E io volevo mettere quello spezzone di 1-2 secondi, appunto, poco dopo la scritta. Perché appunto, vabbè, poi magari caricherò il video, poi capirete il perché. Comunque sia, io quello che io spero, se il mio leader, ovvero Matteo Salvini, quindi questa è una cosa che chiedo a Matteo Salvini, se salirà al potere, ovvero diverrà premier, abolisci l'articolo 13 qui in Italia, per favore. Se riesci, fallo. Perché è veramente la rovina di tantissimi youtuber che ci mettono passione, che ci mettono coraggio soprattutto, e soprattutto che hanno questo grandissimo talento. Io sto parlando di Ciccio Gamer, il vostro caro Dexter, tutta la crew degli Illuminati, Yotobi, FaVJ, ce ne sono fin troppi. Diciamo che questa cosa mi fa veramente incazzare. Poi specialmente se adesso con questo articolo Twitch praticamente è andato distrutto, perché vabbè, penso che ci arriverete da soli. Vabbè, io vi saluto, un bacione a tutti quanti, buon Natale se non ci risentiamo. Ma ripeto, penso che un video lo farò, uno speciale, e ci sentiamo prossimamente. Ciao!